Fatta che non sentivo John Taylor. Ci sei? No, non ci sono. Bentornata. Taylor. Sì. Sono un po' diverso. Sai che ti sta succedendo? È un sogno. Beh, in un certo senso. Diciamo un treno sì, così in prima classe, sì, direi di sì che è un sogno. 12 dicembre 2054, ore 7:30. Siamo a bordo di un treno privato diretto a Zurigo, alla sede centrale della Coalescence Corporation. Il nostro carico è un prototipo per la ricerca neurale dell'accordo di Winslow. In sostanza, si tratta di un software autonomo che è in grado di riscriversi per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema. Sì. L'ultimo grido per l'epoca, destinata a rivoluzionare un gran numero di applicazioni civili e militari. O così sarebbe stato se il treno fosse arrivato a destinazione. Che è passato? Che cazzo stai a parlare? Alle 7:31 un gruppo di terroristi ha fatto esplodere un ordigno sul treno. Ma dimmelo che è una simulazione, no bastardo. Ho fatto anni di ricerche nel campo della robotica. Devi sventarlo. Non è reale. È impossibile. Che mi sta succedendo? Ora sei in uno stato di coma indotto necessario per l'intervento chirurgico. Hai un nuovo congegno in testa, si chiama DNI, un'interfaccia neurale diretta. Ne ho una anch'io che mi permette di comunicare con te. La DNI è ciò che collega la tua mente al tuo nuovo corpo e al mondo che ti circonda. Siamo connessi. Questa è una simulazione nelle nostre menti. Ma hai ancora molto da imparare. Vabbè. Praticamente siamo telepatici tra noi. Altra simulazione? 11 dicembre 2054, ore 11:30. Le forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista e ne escono a pezzi. Risultato? Il treno fa boom. Ma davvero? Ricordi Diaz? Sì, sì, che me lo ricordo. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Salve. Comunicazione, fratello. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, hey, Taylor. Il saluto è la cosa migliore, no? Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Non devo neppure pensarci. Ma sappi che non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Non sarebbe peggio di quei robot. Ok. Vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio. Oh, è una sfida? Okay. Via! Via le sicure. Vai fuori tutti quegli stronzi. Coraggio! Oh, un'arma raffica, quella che voglio. Ricarica molto lenta. Mira pure. Diaz, che cazzo fai? Ce ne hai uno dietro, te ne accorgi? Secondaria, pistola silenziata, fantastico. E non c'è nessuno, via. Lancio una granata. A sinistra. Non c'è mai una sola strada. In alto, in basso, a destra, a sinistra. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi. Hai rotto il cazzo di star qua. Essenziali per analizzare meglio il campo di battaglia.
Passa alla modalità tattica. Come aprire gli occhi per la prima volta, eh? Ah, scusa, Diaz. Ah, ma... No, così è troppo semplice, non mi piace. Via. Ops. Cazzo ci faceva una bomba lì davanti? Oh, oh. Ma dai, c'ho anche... Mobilità avanzata. Ci vuole un po' per prendere la mano, ma migliorerai col tempo. Provaci pure. Ho scommesso su di te. Dimmelo. Non male, recluta. Non male. E che cazzo ci voleva? Evidenzia razzi, granate e altre minacce. Oh. Qualcosa lampeggia in rosso. Scappa. Ok, ottimo consiglio. Fanculo. Tu eri nemico. Ma pensate. Tu da dove saresti comparso? Ah, da sopra. Forza, avanzate. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti, anche attraverso le coperture. Va avanti. Alle munizioni, li forniti se necessario. Oh, è Moritz. Metti fuori la testa. DNI non aiuta solo a comunicare tra noi. Ci permette di interagire con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Bene. I robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pam. Addio cervello. Ma questi sono una passeggiata. Avanti. Prova a violare. Subito. Vedremo che c'è oltre questo muro. Facilissimo, no? Da quelle parti deve esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Che bello. Potevo prendere uno di quelli volanti, però... Che?
Diaz, non andare a sbattere. Chi è che mi colpisce da dietro? Non ti vergogni? Ah no, è il fuoco. Secondo te salirà le scale sto coso? Aio. Chi è che ha provato a lanciarmi un missile? Ah, ah. Oh, c'è anche un mirino laser. Che cazzo fai ancora vivo tu lì dietro? Sì. Casualmente adesso, no? Pronti. Rifornisciti ogni volta che vedi una cassa di munizioni. Meglio non ritrovarsi a combattere senza proiettili. Lo so, lo so. Secondo te è il primo COD che ho giocato? Salve. Quel mirino laser? Da destra. Ovviamente la mia torretta è più forte della loro. Sfrutta l'ambiente, distruggi quelle vasche. Quali vasche? Va. Ops, me la stanno distruggendo. Ah, ho capito cosa intende queste. Sì, vabbè, mi sono rotto. Dai. Gli stronzi si sentivano al sicuro con le loro torrette. Via. Non si può fare la scivolata come una volta. Ce n'era uno qua, l'ho perso. Ma mi piacerebbe di più un altro rumore. Il covo dei terroristi è più avanti. Una volta dentro, interfacciati con il terminale centrale. Scarica più dati che può. Salve. Ehi, calma. Un déjà vu. E dimmi cosa è successo. Quelle immagini erano un po'. Ero in Etiopia. I robot. Ho rivissuto tutto. Che mi sta succedendo? Cazzo. I tuoi sensi fanno riemergere ricordi vividi. Rievocare suoni, immagini, parole di canzoni. Pensare a cose a cui non pensavi da anni. La DNI rende tutto più intenso. Piccole interferenze nelle ottiche, rumori di fondo.
cose che accadono. Questa scelta registrica non è che mi è piaciuta molto. Dobbiamo solo ricalibrare i tuoi farmaci. Fidati, starai bene. Sì. E adesso? Adesso interfacciati con quel terminale. Dopodiché potrai estrarre ed elaborare le informazioni in un batter d'occhio. Fallo, su, dai. Ok. Avevano un'infiltrata, alla quale scesi. Grazie a lui avevano tutto il necessario per superare la sicurezza del treno. Quegli svizzeri ci hanno messo 6 ore a scoprire questa informazione. Risultato? Il treno fa buco. Noi ci abbiamo messo circa 6 minuti. Sarebbero stati 5, se non avesse dato di matto quando ho visto quei robot. Bene, adesso